Sì, dunque io, dato il tempo a disposizione, devo isolare il tema del ruolo dei piani paesaggistici nel contrasto al consumo di suolo, che metodologicamente è un po' scorretto, essendo piani paesaggistici di nuova generazione, cioè molto integrati. Pensate che il piano paesaggistico della Toscana si fonda su quattro invarianti strutturali, da cui la prima è l'equilibrio idrogeomorfologico, la seconda è la rete ecologica regionale, la terza riguarda il policentrismo insediativo e la quarta i morfotipi rurali e forestali. Quindi diciamo che separare questo tema, ma comunque lo devo fare. Due, tre premesse rapidissime. Una negativa, i piani paesaggistici fondati sul codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 e successive modificazioni al 2017 sono due approvati nel 2015, più uno sembra in approvazione in Consiglio regionale piemontese. Questo è il dato. Vi faccio notare che questa è una legge di Stato, il codice, e che non ha alcun riferimento all'obbligatorietà per le regioni di fare i piani, né premiale né, come si usa nei piani urbanistici, di salvaguardia di regimi particolari finché non è adottato il piano. Questa la sottopongo perché bisogna tenerne conto. Poi dall'altra parte, nell'articolo 145 della legge, del codice, si dice che il piano paesaggistico è sovraordinato, cogente, non ricordo bene, rispetto a tutti i piani e programmi settoriali della regione ed è ovviamente sovraordinato ai piani urbanistici comunali, intercomunali. Questa è, come dirvi, è una leggera contraddizione che vi lascio commentare a voi. L'altro aspetto invece interessante è il passaggio dalla Galasso, ancora prima dei piani paesaggistici, dai piani che riguardavano le aree di eccellenza del paesaggio a tutto il territorio regionale, periferie incluse, infrastrutture, cioè sono piani che dovrebbero appunto definire la qualità paesaggistica di tutto il territorio regionale. Ecco, detto questo, io faccio un breve esame di due piani, quello della Puglia, di cui sono stato progettista, insomma responsabile scientifico, e quello della Regione Toscana, di cui sono stato responsabile del sistema, della parte riguardante il sistema insediativo. Quindi parlo di cose che più o meno conosco. Allora, piano paesaggistico della Regione Toscana. Noi ci siamo basati sul studio morfologico, morfotipologico del territorio, sia in Puglia che in Regione Toscana, come base per qualunque analisi, supponendo che, per qualunque progetto, supponendo che, pur a livello regionale, un progetto deve interagire con le specificità locali del territorio, tutte le scale ambientali, morfologiche dell'insediamento, dell'agricoltura, tutte cose che sono aleggiate. Qui vedete un esempio dell'utilità di queste invarianti strutturali. Qui siamo in Versilia, è una schematizzazione in cui nella parte alta vedete un sistema insediativo fondato su una viabilità pedemontana, i centri importanti sulla pedemontana e poi stellarmente delle manine che salgono verso le montagne, eccetera. Una grande piana agricola, la pineta, la duna e la spiaggia. Questo è il modello storico, diciamo, invariante, l'invariante strutturale che per secoli ha funzionato, con piccoli insediamenti sulla costa, che sono piccoli porti, forti, forte, dei marmi, li chiamava. Questo in fondo in basso è ciò che è avvenuto nel giro di 50 anni, cioè la piana agricola, il rosso, il famoso rosso, rappresenta l'urbanizzato. In questo caso quella distesa di seconde case, di villette, di villettopoli, tutta l'urbanizzazione si è spostata sul rosso intenso della costa
la montagna ovviamente decaduta, un modello tipico. Allora, cosa mi serve il primo modello? Mi serve da guida, per, non ce la faccio a tornare là, dovrei fare un bombardamento, cioè anche di una base militare americana proprio vicino, potrei, ecco, se no non è impensabile, però posso usarlo come modello di pianificazione, come riferimento, il policentrismo, la piana agricola, ricostruire i varchi, cioè trattare il consumo di suolo attraverso uno studio morfotipologico storico che mi permetta di avere un modello di invarianti, diciamo di cultura del territorio, di relazioni su cui fondare il progetto, se no non ho un riferimento a questo. Questa è la ricchezza, per esempio, delle figure componenti di tutti i morfotipi territoriali della Toscana, che mi permette di capire che è il sistema policentrico molto articolato e con diversissime morfotipologie l'una dall'altra, mi permette di avere delle guide di come agire rispetto alla creazione di varchi, alla concentrazione degli interventi, eccetera, eccetera, in modo non astratto e statistico, ma attraverso un'idea di fondo che riguarda la lunga durata e quindi la capacità di questa lunga durata di produrre modelli ecologicamente sostenibili e culturalmente interessanti. Questi sono esempi appunto di studi su questo tema del policentrismo. Ecco, questa è la scala territoriale, cioè morfotipologie territoriali che mi guidano nelle scelte poi di piano, nel progetto, diciamo, di territorio di piano. Questo invece è un lavoro a scala delle urbanizzazioni contemporanee, che sono quelle che hanno determinato il consumo di suolo, certo i centri storici che poi in Toscana sono studiatissimi. Vi ricordo che questi studi sui morfotipi che noi abbiamo fatto su più di 270 città della Toscana, studiando le morfotipologie che abbiamo individuato in circa 16 morfotipi, che poi si ripetono, ci permettono di trovare delle soluzioni. Noi siamo partiti dalle criticità, dallo studio del modello, dalle criticità e dagli obiettivi di qualità per migliorare il modello urbanistico, ambientale, qualitativo, paesaggistico, eccetera. Questi studi sono rarissimi ancora in Italia. Nei piani regolatori la parte dell'espansione contemporanea, cioè dal dopoguerra a oggi, non ha studi, non ha riferimenti, non si deve fare niente lì, sono solo indici quantitativi, sì, gli standard, delle quantità, ma le morfotipologie non sono quasi mai studiate. Ecco, quindi noi abbiamo fatto questo lavoro su circa 200, questo modello tipico di sprawl, eccetera. E sono, ecco. Cosa abbiamo fatto per farla breve come proposta di lotta al consumo di suolo? Abbiamo detto un'eresia, cioè ristabiliamo i confini dell'urbanizzato. Non l'abbiamo detto solo noi, lo dice la nuova legge urbanistica 65, la nuova legge di governo del territorio, scusate, che per carità. No. Allora, questa legge cosa dice in un articolo? Che è necessario definire i contorni, i confini del territorio urbanizzato, e dice anche in base alla continuità degli insediamenti. Sulla base di questo ragionamento della continuità dell'edificato, con un metodo geostatistico che non vi sto a spiegare, abbiamo individuato dei poligoni che ci hanno permesso di definire alla scala del piano paesaggistico degli ambiti di paesaggio, cioè il 50.000, quindi per nulla preciso, per nulla legato diciamo alla scala urbanistica, ci ha permesso di individuare cartografie di questo tipo, che si chiama carta del territorio urbanizzato. Cosa contiene questa carta? Quindi questa carta utilizza il combinato disposto tra una legge regionale, di cui parlerà dopo Anna Marson, e il piano paesaggistico, che propone questa eresia di ridefinire i confini della città. Perché eresia? Perché molti miei colleghi intellettuali che hanno studiato tutta la vita mi dicono, anch'io ho studiato tutta la vita, mi dicono: guardate, è impossibile, abbiamo una tale urbanizzazione diffusa, un tale casino di intrecci tra filamenti, sprawl, sprinkling, abbiamo tante di quelle forme che è impossibile ridefinire i confini. Noi abbiamo detto no,
li vogliamo ridefinire, anche perché la legge ce lo chiede. Sarà difficile, sarà tutto in discussione nella pratica dei piani comunali, però proviamo, e abbiamo provato. Questo è un esempio su Cecina. Queste sono le categorie, i numeri rappresentano le morfotipologie che abbiamo individuato nello studio che vi ho mostrato in precedenza, cioè queste, e quali sono presenti queste morfotipologie, in questo caso, di questi territori. Cosa deve fare il Comune a questo punto? Prendere questa carta al 50.000, tradurla alla scala del piano comunale, perché ha l'obbligo di adeguare il piano comunale al piano paesaggistico, studiarsi queste morfotipologie in modo più dettagliato, applicare gli obiettivi di qualità del piano paesaggistico e andare a una definizione più precisa dei confini dell'urbanizzato. La legge dice che al di fuori di questi confini non si costruisce più. Allora, io penso che questa legge andrebbe un po' più studiata, perché in questi giorni dice ma non c'è niente. No, ci sono alcuni tentativi che andrebbero presi in esame, o sono insufficienti, o non vanno bene, o non funzionano, però studiamoli, vediamoli. Insomma, in questo caso la legge dice oltre a questi confini non si costruisce più, quindi si densifica, si riorganizza, si risana tutto quello che è all'interno. E all'interno, come vedete, ci sono anche delle aree intercluse che sono considerate terreno agricolo di qualche interesse ambientale, eccetera, eccetera. Scusate, questo è un altro esempio, qui siamo nella piana di Firenze, quindi con una situazione un po' diversa dell'urbanizzato, però il principio è questo, cioè il piano paesaggistico ridefinisce i confini dell'urbanizzato oltre al quale non si costruisce. Poi c'è tutto un procedimento per cui questa cosa va affinata. Voi mi direte cosa è successo. Poco per ora, perché questi piani hanno, il piano paesaggistico ha 2 anni, è del 2015 la sua approvazione, abbiamo alcuni piani in esecuzione che ragionano su questa cosa con varie risoluzioni. Non è una passeggiata, perché i casi che abbiamo sott'occhio sono casi di gente di amministratori che tentano di vedere come evadere questo problema, cioè la pratica urbanistica diventa come evadere questo problema dei confini. Ancor più nel dettaglio, poi c'è una linea guida per la riflessione dei tessuti contemporanei, per cui per ogni tipologia di questi tessuti sono state fatte un lavoro di ipotesi, di guida, sì, perfetto, di guida, per arrivare anche al dettaglio di operazioni urbanistiche che siano coerenti con gli obiettivi di qualità e con il minor consumo di suolo, perché naturalmente in tutte queste situazioni sfrangiate delle urbanizzazioni contemporanee è pratica corrente dei piani regolatori dire beh qui c'è un buco, lo riempiamo, dette parole povere, insomma, come si vede nella figura seconda. E, vabbè, questo è un richiamo al fatto che questo rapporto città-campagna storicamente produceva una sinergia, ma non solo nel 1700, ma anche nel 1339, quando la porta della città di Siena non è letta come un confine contro i barbari, ma è letta come un'osmosi tra città e campagna che ricostituisce questa relazione ambientale, ecologica, di produzione di cibo, di servizi, eccetera, eccetera. E quindi no, volevo solo far notare che questo è un progetto. Ricordate che l'affresco dell'allegoria del buon governo di Lorenzetti non è un quadro che riproduce la campagna senese. Quelle vigne che vedete erano tutte a Rittochino, qui sono a Giropoggio. Cioè è un progetto di ideale allegorico di urbanistica e di società. Arriviamo alla Puglia in 5 minuti e qui siamo di nuovo sui 2 livelli, i morfotipi territoriali e i morfotipi urbani, cioè abbiamo agito su questi 2 livelli. Come vedete anche qui una ricchezza straordinaria di morfotipologie territoriali, dilatate, complesse, piccole, a esagoni, a stella, eccetera. Abbiamo fatto poi, per ognuno di questi morfotipi c'è un abaco che ne descrive i caratteri, il perché in quel determinato territorio c'è quella morfologia, e questo ci guida moltissimo nel definire come riconcentrare l'edificato dentro queste reti territoriali, quindi valorizzare questo patrimonio storico senza continuare
un'urbanizzazione diffusa che non tiene assolutamente conto, come avete visto anche nelle immagini della Puglia, che ci ha mostrato, cioè che c'è questa tendenza all'omologazione di un modello diffuso, eccetera, eccetera. Questo a livello territoriale. A livello più specifico, uno dei progetti, il piano paesaggistico della Puglia ha 5 progetti, la rete ecoterritoriale, il patto città-campagna, la mobilità dolce, eccetera, eccetera. Questo è il progetto di patto città-campagna. Che cosa abbiamo fatto di folle in questo caso? Abbiamo circondato tutte le città della Puglia di 3 livelli di parco. La campagna del ristretto, che è una fascia di territorio agricolo che si chiama ristretto perché si rivolge agli antichi orti e giardini delle città pugliesi, al di fuori delle grandi distese poi agricole, prima, che circondavano le città, e i parchi agricoli di valorizzazione, laddove ci sono grandi uliveti monumentali circondati da una decina di piccole città e quindi di valorizzazione di queste strutture territoriali profonde, paesaggistiche, grande valore paesaggistico, o parchi di riqualificazione come nel caso della cintura di Bari, di Brindisi, di Taranto, eccetera, eccetera. Vi mostro solo il ragionamento sulla campagna del ristretto, per ragioni di tempo, il ristretto sono questi gialli che vedete, cioè, però naturalmente, attenzione, non è che abbiamo fatto un cerchio di standard urbanistico di 300 metri, un cerchio intorno alla città, come si fa per i cimiteri, no? Poi magari capita un cimitero e in cima una collina c'è un burrone e il cerchio va a finire nella pianura di sopra. Non abbiamo fatto così, abbiamo studiato questi parchi di cintura, questi distretti, studiando a fondo le tipologie delle urbanizzazioni contemporanee di ogni città pugliese. Infatti vedete che sono tutti diversi. Questo è un esempio, no? dove questa parte gialla rigata è il distretto, eccetera. Questi sono tutti gli studi nelle linee guida per determinare la qualità di questo verde periurbano, che però si chiama patto perché riguarda la rivitalizzazione delle funzioni dell'agricoltura periurbana multifunzionale, con funzioni di cibo per la città, nutriamo nuovamente le città, con funzioni ecosistemiche, con funzioni di salvaguardia idrogeologica, di costruzione di paesaggio, di loisir per la città. Quindi abbiamo introdotto anche l'idea di uno standard di verde agricolo, che non esiste negli standard, ma che abbiamo proposto in questo caso. Ecco, queste sono le immagini degli antichi ristretti che in epoca medievale erano, come sapete, all'interno della città, ma poi col Regno di Napoli, con la sicurezza maggiore della parte esterna, si estendono e diventano un'area intorno alla città. Questa è un'immagine appunto di questa relazione città-campagna abitata. Adesso questo non ho tempo di illustrarlo, ma abbiamo elaborato una metodologia per valutare, calcolare la dimensione, oltre che la qualità in relazione alle morfotipologie, anche qualcosa di dimensionale per questo ristretto in relazione a ogni tipologia. Adesso non posso spiegarvela, ma in sostanza il concetto è laddove la urbanizzazione contemporanea, ho detto città che non lo merita, laddove l'urbanizzazione contemporanea è stata, mettiamo, 2 volte la città storica, il ristretto ha una dimensione di almeno 50-70% della città, della urbanizzazione contemporanea. Quindi è una diga al consumo di suolo, ma una diga misurata all'essere usata come patto città-campagna, non uno standard astratto. Cioè tutti questi piani, questi 2 piani, non si basano su un atteggiamento vincolistico normativo, ma su un atteggiamento progettuale, partecipato, coinvolgente tutte le amministrazioni, la popolazione, eccetera, eccetera. E quindi il concetto è quello di avere non un semplice vincolo che dice lì non si costruisce, e poi non funziona, perché se è un semplice vincolo le pressioni che abbiamo visto in gran quantità in queste cose non funzionano. Quindi è un progetto che prevede che questa campagna sia riabitata, riprogettata, ricollegata con la città. Quindi il concetto è quanto maggiore è stata
l'urbanizzazione contemporanea, tanto più grande sarà l'area del ristretto, che non ha la forma di un cerchio, ma ecco, abbiamo stabilito delle classi, tecnicamente sono degli indici, insomma, di edificabilità del ristretto, cioè del parco agricolo, e questi sono esempi appunto in cui questi confini di questo ristretto non sono confini di un cerchio, ma sono confini che si studiano per ogni città in base alla sua morfologia, alla sua storia, ai problemi specifici che questa ha anche la morfologia delle aree agricole confinanti con la città. Quindi è un lavoro molto lungo che però può influire poi sul lavoro ovviamente dei piani a questa scala, dei piani comunali e così via. Ecco, queste sono alcune esemplificazioni di questo percorso che portano a questo. Ecco, noi abbiamo distinto, se ne è parlato anche in questi giorni, molto chiaramente in questi piani il concetto di campagna abitata, che facciamo risalire a laddove si verifica un'urbanizzazione anche diffusa ai vari livelli, tipo la Val d'Itria, ma che però è legata a delle attività agricole. Noi abbiamo molti esempi della cascina, dei trulli, di tante strutture che sono diffuse sul territorio, che sono ancora legate o possono essere di nuovo connesse, e quindi sono strutture funzionali alla rivalorizzazione dell'attività agricola. Abbiamo invece la campagna urbanizzata, che non c'entra più nulla con l'attività agricola, che è invece da bloccare, da riqualificare, dove non si può più costruire un metro, ma devono essere sottoposte, se sono esterne all'area urbanizzata, come nel piano della Toscana, a processi di riqualificazione, di risanamento, di ricollegamento con la città, ma non più un metro quadrato può essere utilizzato per ampliarle, mentre invece nella campagna abitata possono essere fatte operazioni funzionali al rilancio di un'agricoltura, naturalmente di un'agricoltura ecologica, di un'agroecologia, di un'agricoltura che aiuti la formazione delle reti ecologiche, dei servizi ecosistemici, eccetera, eccetera. Ecco, questa è un'immagine di campagna urbanizzata nella quale il problema è molto difficile, però non si può procedere con addizioni di nessun tipo, nemmeno di saldature, come invece oggi ho finito. Voilà.